Benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Come avete letto dal titolo, oggi aggiornamento clamoroso. Ma non solo, perché sono arrivate ufficialmente le classificate, che sono queste partite molto molto fighe che ci permetteranno di ottenere un livello. Ma non solo, perché è arrivato anche Miles Morales con il suo potere mitico. Proviamo subito una partita classificata, ragazzi, e andiamo a vedere anche tutte le novità di questo aggiornamento, perché ovviamente sono tantissime e riguardano anche, che purtroppo, l'evento finale. Ma ne parleremo tra poco. L'obiettivo di oggi sarà andare a vedere la differenza dalle partite classificate, quelle che stiamo giocando adesso, dalle partite di arena e le partite classiche di Fortnite. Allora, ve lo dico, ho già fatto un po' di partite per provare la modalità e mi sembra molto interessante, soprattutto perché ci sono degli incarichi. Eccolo qua che compare un incarico che ci dice tipo: elimina un avversario con mitragliette o fucile di precisione. Così, non so se ha senso, regà, come cosa, però, boh, figo. Diciamo che è una cosa diversa. Fare delle missioni per aumentare di livello, non lo so a che cosa serve questa missione, sinceramente, regà, ancora non l'ho ben capito. Quello che sono riuscito a capire però è che questa modalità mi piace. Sapete perché? Perché è bella, è nuova e le novità ci piacciono sempre. Comunque, cerchiamo di fare qualcosa di positivo, perché oggi, oltre a parlarvi di questa classificata, di questa partita, ragazzi, dovrò assolutamente parlarvi di tutte le novità riguardanti, ovviamente, aspettate, boom, no, non l'ho preso. Dobbiamo parlare di tutte le novità riguardanti l'evento finale, che purtroppo avrà una notizia negativa, ma soprattutto parleremo anche di Miles Morales, perché Miles Morales finalmente è arrivato su Fortnite, ma soprattutto sono arrivati anche i suoi guanti mitici, quindi tra poco ne parleremo bene. Se è possibile, mi piacerebbe fare qualche kill, ragazzi, io ve lo dico. Potrei provare a sparare lì giù, ma non è quello che farò. Quello che farò sarà prendere questa e andare piano piano, raga, con calma. Quindi ricapitoliamo: Miles Morales arriva su Fortnite e non solo arriva lui, ma arrivano anche le sue armi mitiche, ossia il guanto mitico. Però questa volta, invece che essere doppio, è uno. Io non so come funziona perché ancora non l'ho trovato, ragazzi, ma da quello che abbiamo visto il guanto è semplicemente uno, non so perché. E nell'altra mano tiene tipo un dispositivo strano. Questa è l'immagine, ragazzi, abbiamo tutte le foto che volete. E devo dire la verità, non vedo l'ora di provare i guanti di Spider-Man. Mi sono mancati, ve lo dico, mi sono mancati parecchio. Diciamo che Fortnite, oltre ad aver collaborato appunto con Miles Morales, si può dire che un pochino ha ascoltato le richieste dei fan, perché quello che abbiamo chiesto tutti quanti era di vedere Miles Morales su Fortnite e avere di nuovo il guanto mitico di Spider-Man. Quindi alla fine diciamo che ci ha accontentato, ragazzi, quindi non possiamo lamentarci. Una cosa di cui potremmo lamentarci però riguarda gli eventi finali. Adesso specificheremo meglio perché. Ma ho una brutta notizia da darvi, ossia l'evento finale al 99% non ci sarà. Eh già, ragazzi, questo essendo l'ultimo aggiornamento di Fortnite prima della nuova stagione, di solito è l'aggiornamento in cui vengono aggiunti i file per l'evento finale. Purtroppo però questa volta che cosa è successo? Che i file per l'evento finale non sono stati aggiunti. Quindi questo che cosa vuol dire, signori? Che beh, al 99% non ci sarà un evento finale. Comunque vorrei provare a fightare anche questi qui, però sono due e io ho paura di questi nemici, sinceramente. Sapete che faccio però? Io ci provo. Ok, proviamoci, raga. Dobbiamo essere coraggiosi in questa modalità. Non dobbiamo assolutamente tirarci indietro. Qui è appena morto uno. Quindi si pusha. Aggressivi! Prima kill nelle classificate, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E non solo, perché abbiamo ottenuto delle armi pazzesche. Quindi ce le prendiamo tutte, ok. Ok, dobbiamo fare molta attenzione perché c'è subito un altro nemico proprio in questa zona, ragazzi. Proviamo a farlo fuori. No, è entrato nel cespuglio. Ucciso. Godo, 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 raga, godo. Godo. Signore e signori, abbiamo fatto la nostra seconda kill delle classificate. E qui si gode. Qui un pochino, raga, si gode. Potremmo salire di livello. Attenzione. E ho completato pure la missione che ci avevano dato all'inizio. A questo punto mi viene da pensare. Va bene così. Direi che siamo molto soddisfatti. Continuiamo a parlare dell'evento finale però. Da quant'è che non vediamo un evento finale su Fortnite? Beh, ormai da più di un anno. Quindi si può dire che è più di un anno. Oh, attenzione ai nemici. Mi sparano, raga. Che cosa vogliono gli infami? Oh, guardate dove mi spara il bro. Dai, ma non ci credo.
Ho guardato dove mi spara l'infame. Comunque dicevamo, ormai è più di un anno che non abbiamo un evento finale all'interno di Fortnite. Questo un po' la community non l'ha apprezzato, diciamo, ecco. Non è stato apprezzato il fatto che è molto più di un anno che non si trova ormai un evento finale figo, non c'è una roba carina da giocare, regà, ve lo giuro, non c'è più nulla praticamente. Come vi spiegavo prima, appunto, l'evento finale probabilmente non ci sarà perché non c'è stato aggiunto nessun pacchetto per questo evento, non hanno aggiunto novità, quindi molto probabilmente non ci sarà un evento finale, ma ci sarà un evento iniziale, che a me sinceramente sì, piacciono, però non ti danno quel brivido che ti danno gli eventi finali, ragazzi, è tutta un'altra storia. L'evento finale di sera, tutto figo, tutta... Dai, cioè, veramente, è tutta un'altra storia, ragazzi. Comunque adesso abbiamo un loot davvero davvero figo e abbiamo ottenuto anche delle ricompense, quindi mi piace questa situazione, ragazzi. Quello che mi piace ancora di più è che potremmo vincere la partita in qualche modo? Non lo so, lo scopriremo. Comunque, l'aggiornamento di oggi non riguarda solamente questa modalità, l'evento e Miles Morales, perché ci sono stati aggiunti un sacco di bundle nuovi che state vedendo sullo schermo, un sacco di skin, nuove skin della crew e tantissima altra roba, ragazzi. Perché vi dico tantissima altra roba, regà? Perché vi ricordate quando vi parlavo del vulcano di Mega City? Beh, la teoria su questo vulcano ormai sembra essere confermata, nemmeno. Oh mio Dio, non me l'aspettavo. Aspettate che... Ok, sciolto. Mi piace. Dov'è? Basta mettermi i muri in testa, bro. Dov'è? È qua. Spariamogli. Ok, con il cecchino. Vai con il cecchino, tranquillo. Vai che ti sciolgo, bro. Vai, vai. No, ma stai tranquillo, bro. Stai tranquillo. Vai. Continua. Continua, bro, continua. Continua pure a fare la tua tattica. Bellissima, mi piace, eh. Vai, continua. Continua, perfetto. Ho preso il muro. Dov'è? Vai, continua a curarti, che io ti continuo a sciogliere, non ti preoccupare, bro. Ok, mi sta sciogliendo lui adesso. Mi ha fullboxato, mi ha messo in una piramide e mi ha killato. Signori, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che fosse così forte, Mi ha intrappolato in una piramide, raga. Io considerate che manco le so mettere le piramidi. Comunque andiamo a vedere la nostra posizione. È morto da danno da caduta. Sì, perché no, io credo. Cioè, prima mi uccide, fa tutte quelle cose e poi muore da danno da caduta come un... Comunque andiamo a vedere il nostro risultato perché stiamo salendo. Si va verso oro 1, ragazzi. Dai, è così, va bene. Quindi, ricapitolando, per quanto riguarda il cavolo di coso, il... come si chiama? Il vulcano. Abbiamo avuto dei file all'interno del gioco, dei file fighissimi, perché ci spiegano il movimento della lava, ci spiegano i nuovi terremoti, ci spiegano un po' tutto. Quindi questo vuol dire che l'evento del vulcano sarà confermato, però sarà confermato per essere un evento iniziale invece che finale, mi viene da dire. Quindi non male, ragazzi, avremo a disposizione all'interno di Fortnite un vulcano attivo che non sappiamo, appunto, come vi ho detto, potrebbe essere per l'evento finale come potrebbe essere per un evento iniziale. L'obiettivo comunque sarà arrivare verso la zona diamante, quindi mi raccomando, ci alleneremo in live ogni sera, voi passate sul canale perché saremo in live per giocare le classificate. E mi raccomando, soprattutto ricordati di inserire al negozio oggetti il codice Lollopollo per supportarmi al massimo. È fondamentale, quindi fallo. Lascia un mi piace a questo video, iscriviti. E noi ci becchiamo domani con un nuovissimo video, ragazzi. Le novità di oggi sono state clamorose e soprattutto tantissime, a partire da Miles Morales e tutte quelle altre cose. Che tra l'altro, dov'è Miles Morales, ragazzi, secondo voi? Cioè, è stato aggiunto all'interno dei file, ma non all'interno del gioco, mi viene da dire. Perché qui non lo vedo, qui non può esserci. E qui nemmeno. Quindi vabbè, sì, arriverà. Ok? Lo abbiamo avuto all'interno dei file di gioco. Noi ci vediamo domani, signori. Un saluto a tutti. Ciao.